Sì, pronto. Ferdinando, sono Emilio! Sì, pronto. Ma stavi dormendo? Ferdinando sono! Come stai? Il rettore Fotticcia, bene! Ma ti ho svegliato, amico mio? Sì, sto realizzando che se trovano il telefonino. Non ti preoccupare, questi telefonini a volte ci attanare. Come stai? Un sacco di tempo che non ci sentiamo. Ho detto, fammi chiamare quel mandrillone. Come stai? Tutto a posto? Sento male al telefonino. Lo so, devi perdonarmi, vengo col cordless in giro qui all'università, per altronde. Senti, ma stai in bagno, che stai facendo? Mi sto alzando, perché? Mi sto alzando. Sempre al bagno puntualissimo, manco un quindicenne al tuo metabolismo. Faresti invidia anche alla Marcuzzi col bifidus. Mi senti meglio ora che hai evacuato? Adesso ti sento benissimo, come stai? Benissimo, abbastanza bene. Beh, un po', come dire, avulso un po' da lavoro, ma d'altronde, voglio dire, aspettiamo con ansia, come sempre, le vacanze. A proposito di vacanze, che dove vai quest'anno, di bello? Hai già pensato dove andare? Ma sì, vado, sono dopo 2 anni che non vado a Capri, 3 anni andrò a Capri, forse. Bravo, io siccome, sai che ho comprato casa a Capri l'anno scorso? Ma va, sì, dove? Sì, l'Ana Capri, mi pare, Ana Capri, sì. Quindi se vuoi venire, a me farebbe molto piacere, tanto la villa è grande, insomma, l'ho presa con un'asta giudiziaria, l'avevamo confiscata a uno che non poteva pagare più, e quindi... No, ti dico questo perché mi farebbe piacere, ecco, stare tutti insieme. Sì, assolutamente, ma quando vuoi fare questa cosa è importante in questo momento. Senti, allora, io non voglio rubarti più altro tempo, volevo solo spiegarti un po'. Sono felicissimo di averti sentito. Ti vorrei come relatore in una rassegna che stiamo facendo sulla comunicazione, capito, giornalistica, all'interno della mia università. Mi farebbe molto piacere, come quella che facevamo nel 2010, ti ricordi? Come non lo ricordo benissimo. Bellissimo, quindi sarebbe molto bello, insomma, fare questa, perché ho creato questa nuova rassegna stampa sul giornalismo e non della carta stampata. Mi piaceva, come sempre. Volentieri. Sai che io come dove? A Sarafele, la vita salute, Sarafele. La storia del giornalismo, la mia, credo che sia unica al mondo. Fondato Mediaset, ho fatto tutto, ho creato tutto. 27 anni di Rai, 8 anni di inviato di guerra, 25 anni con me, come pare che... E quindi lo faccio volentieri con te. Mi farà molto piacere questo qua. No, perché stiamo organizzando una festa di inizio estate, primavera, come vogliamo chiamare, a Milano Marittima, dove ci saranno poi un sacco di ragazze. Non so se ti fa piacere. A meno che tu non abbia deposto le armi, No, io sono deposto le armi professionali, mai. Non avevo dubbi, d'altronde chi ti batte? Te manco Iron Man, vecchio mandrillone. Sì, no, non sono mai stato, sono sempre stato molto rispettoso dalla donna. No, quello sì, no. Senti, ecco, dov'è? Siamo, abbiamo requisito tutto il bagno, stiamo facendo una mega festa lì, insomma, ci sono io, poi sarà, penso anche verrà Alemano, che l'ho chiamato, Gianni, penso venga pure lui. Sì. Una cosa molto intima e privata, voglio tra di noi, senza dare... Volentieri. Va bene? Ok, Emilio Bello. Ascolta, allora ti posso mandare l'invito e i riferimenti, mi dai un'email? Sì, assolutamente. Vai. Punto it. Va bene, nell'email ti scrivo anche, Emilio. Sì. Ci sarebbe mia nipote, avrebbe pure voglia di fare qualcosa lì. Potresti darmi una mano in tal senso, tu? Allora, non so, dipende cosa deve fare, cosa voglia fare. Ma dovrebbe fare, lo sai, lei vorrebbe sempre diventare giornalista, queste cose, anche inviata. Tra l'altro, una bellissima, brava ragazza, e ti do il semaforo verde, insomma, mi hai capito, vecchia volpe. Va bene. Direttore, ti ringrazio, ti abbraccio, Emilio, a presto allora. Tutti pazzi per RDS.